Ciao carissimi, Pavia città di divieti sta facendo molto discutere in questi giorni l'approvazione del nuovo regolamento della Polizia Municipale approvato appunto in Consiglio Comunale. Ebbene sì, perché ci sono tantissimi divieti che riguardano tantissimi aspetti della città e che in questa puntata cercheremo di capire e chiarire anche insieme a voi. Ne abbiamo parlato in diverse trasmissioni di Telepavia, lo stesso sindaco Cattaneo è intervenuto nei nostri studi, però adesso vogliamo dedicare una puntata, come sempre noi facciamo di Dillo a Telepavia, alla gente. Vogliamo capire che cosa ne pensate di tutti questi divieti che sono usciti, che cosa ne pensate della stessa Pavia piazzata tra i primi posti nelle città con maggiori restrizioni. A voi camera e microfono, Dillo a Telepavia, la vostra voce nella vostra provincia. Testa spalla baby, 1, 2, 3, testa spalla baby, 1, 2, 3, testa spalla baby, 1, 2, 3, cola cola baby, 1, 2, 3, cola cola baby, 1, 2. Volevamo sapere se insomma voi eravate innanzitutto a conoscenza di questi divieti. Sempre stati. Sempre stati. Sono un po' di più, Tu ne hai mai infranto qualcuno intanto? No, in linea di massima no. Io sì, personalmente sempre. Vanno bene per me. Vanno bene? Secondo me sì, vanno bene. Non mi fido a dire perché non ne so con precisione. Ma no, ma penso che non ce ne siano tanti divieti, no? È una questione di educazione civica. Ma sì, non lo so, secondo me no, però non tutti, alcuni, ma non tutti. Dipende dalle circostanze, insomma. Penso che potrebbe andare, cioè da un lato è giusto. Sbagliati, perché? Sì, certo. Se non sono eccessive, usando il buon senso, le regole ci vogliono. Ah, non penso, io ho 53 anni che abito in centro Pavia, mi ricordo che mia mamma non ha mai steso perché non si poteva stendere anche negli anni 50. Altrimenti ognuno fa il cavolo, no, che vuole diventa non può uccidere. Si può camminare senza scarpe. Si può stare in topless, si può stendere i panni. Che ne pensi? Che sono esagerati, dovrebbero pensare a cose un po' più importanti, magari non ste cavolate. Bisogna anche considerare il fatto che le persone comunque vogliono un senso di libertà in cui poter stare. Servono, fan bene, ecco, se serve i divieti fan bene, tenere un po' di ordine, un po' di pulizie. Perché comunque le regole vanno rispettate, la gente non piace di fare rispettare le regole. I divieti non penso facciano male in linea di massima, però bisogna avere buon senso. Topless sulle rive del Ticino? Vietato. Il topless, io sono per il topless. Sei dai, favorevole. Meno a Ticino. No. Niente topless. No. L'ho fatto, non sul Ticino, non lo trovo scandaloso. Ma dipende, cioè quello del topless ci può stare. Purtroppo al giorno d'oggi sono difficili le regole. Nel loro habitat comunque vogliono fare determinate cose. E poi gli scatta la multina. Sì, un po' di divieti dove devono esserci, però. Per caso prende il sole in topless vicino a te? No, mai. Lungo Ticino, se c'è un'area anche dove la gente prende il sole in topless, c'è gente che gira con le super minigonne, quindi voglio dire, si può anche prendere, non penso sia quello. Ma sì, sono esagerati, ci sono sempre state le donne in topless, non è mai successo niente. È come il divieto che si fa ai figli e si dice no. L'ordine pubblico certo, perché bisogna mettere dei freni alla gente che non è capace di stare a determinate regole. È difficile, è molto più facile dire sempre va tutto bene, concedere, così non si entra in polemica. Lo prendi solo in topless? Io anche senza maglietta. Certo, dove ci sono bambini forse eviterei. Però un po' di coscienza. Ci sono donne nude in televisione a orari normali dove vedono i bambini. Questo Ticino, è vero, questo è vero. Ticino, i marpioni. I marpioni controllano, eh. Alcuni divieti sono necessari, non tutti, poi ripeto, cioè se uno vuole camminare scalzo penso che ci possa andare. Camminare con i piedi scalzi per le strade del centro non si può. A posto. Anche senza scarpe per strada? No, quello no. No. Sono delle regole. Sono delle regole. Mi sembra giusto. Ogni tanto ci vuole un bel no. Capito? Sicuramente.
però vabbè. Troppe cose. Camminare scalzi uno può andare, cioè qual è il problema? Qualche divieto tu l'hai già infranto? No, per ora no. Per ora no, magari i panni ogni tanto. Poi intanto li stendi tu. Vabbè. Battitura di tappeti o stuolette varie. Si può fare solo dalle 9 alle 11 se il vostro balcone dà su una strada o una piazza. Secondo me è anche quello esagerato, cioè ognuno fa quello che vuole, vabbè, ok, sbattere i tappeti mentre la gente passa magari no. Scrolla la tovaglia. Può capitare ogni tanto. Ci sono molte cose su cui bisognerebbe porre divieto, non sono certo queste le cose importanti. E cosa fa lei, prende il sole in topless al Ticino? No, purtroppo non fa prendere il sole in topless, però non mi sembra, cioè vanno sempre fatte le cose con buon senso, allora se sono cose con buon senso va bene, se no uno non le rispetta. Il tops ad esempio magari no, però lo scrollare la tovaglia ogni tanto si può fare. Ma c'è la multa, eh? C'è la multa. C'è la multa. Anche lo scrollimento lì. Cuccia, gira, rotolate, saluta. Divieto di addestrare i cani sul territorio pubblico. Niente, tanto non mi ascoltano. Io sono una di quelle che se vedo un randagio che non ha nessun padrone, io glielo do. Una cosina da mangiare. Certo. Sono un po' esagerati, cioè anche il fatto di non poter dare da mangiare ai cani randagi, se sono randagi qualcuno dovrà comunque occuparsene. Sia nel sceglierli che nell'applicarli. Hai qualche gatto magari ha mai dato da mangiare? No. Niente. Siamo allergici ai gatti. Allergici ai gatti? Sì. No, non l'ho detto. Perché? Soprattutto per i randagi, voglio dire. O ci sono delle strutture apposta che qualcuno si impegna per i cagnolini, portarli da mangiare, eccetera, se no. La verità è che sì, dei cani randagi, o anche so che non si può dare cibo ai piccioni anche. Nutrire piccioni o animali randagi? Vietatissimo. E io sì, quello l'ho infranto. Ogni tanto. Ogni tanto e anche i cagnolini. E io voglio camminare scalzo, oggi ci cammino. Sì. Ah, allora lo diciamo. In barba al divieto. Quando i buoi scappano si dice si chiudono i cancelli, no? Secondo me sì, vanno bene, altrimenti ognuno fa cancello. Ripartiamo da altrimenti. Allora carissimi, eccoci qua, puntata terminata, insomma ne abbiamo sentite di cotte e di crude anche oggi, divieti su divieti, qualcuno piace un po' meno, insomma bisogna stare un po' attenti anche e soprattutto per il vivere comune. Alcune persone dicono questi divieti vanno bene, effettivamente ci vuole un regolamento, mentre qualcun altro sostiene che forse allentare un po' la presa possa essere la soluzione migliore, d'altronde ci si auspica sempre che tutti quanti usino la ragione. Per quanto riguarda il topless sul Ticino, che è l'argomento che ci è piaciuto più di tutti, il sindaco Cattaneo ha dichiarato, vedrete insomma che prima o poi apriremo delle zone completamente dedicate al topless. Beh, vi assicuro che quando questo accadrà Dillo a Telepavia ci sarà per documentarlo. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao. 1, 2, 3.